Sì, assolutamente sì, la partita è ancora aperta. Ci sono ancora vari punti specifici su cui stiamo discutendo anche animatamente, negoziando, tra cui ad esempio la ripartizione tra sussidi e prestiti. Stiamo discutendo su alcuni profili che riguardano l'attuazione poi dei programmi, stiamo discutendo su alcune condizionalità come lo Stato di diritto, stiamo discutendo anche sugli sconti che vengono concessi, i famosi rebates, questo riguarda il quadro finanziario pluriennale. Insomma, ci sono davvero ancora dei punti su cui il negoziato è molto duro. Cosa non può accettare l'Italia? Michelle, avete già presentato. Cosa non può accettare l'Italia come linea rossa? Ma l'Italia innanzitutto non può accettare che questo programma possa essere compromesso nella sua efficacia, nella sua consistenza e che diventi inutile per quanto riguarda la ripartenza del nostro paese, ma anche dell'Europa intera. Questo non lo possiamo accettare. Con il presidente Michel avete discusso, preparato un piano, un progetto già per domani o? Sì, ci siamo confrontati, poi ovviamente quando si va in stallo così è normale che ci siano anche degli incontri, dei formati più ristretti, degli incontri bilaterali. Ci siamo visti con Michel, con Ursula von der Leyen, con la Merkel, con Macron. Insomma, stiamo cercando di costruire, ecco, un percorso che porti anche questi paesi più restii, più riluttanti a condividere, a sottoscrivere questo accordo. Parlo dei famosi paesi frugali, che li possa trovare una soluzione per convincerli. Purtroppo, ecco, questo lo dobbiamo spiegare a tutto il pubblico, qui stiamo parlando di un progetto di bilancio molto articolato, qui si è aggiunto ovviamente anche il programma, il Next Generation, questo programma per la ripresa, per il recovery, contenente il recovery fund, e occorre l'unanimità, significa che un solo Stato lo può bloccare. Sì, ma i frugali non si stanno prendendo un po' troppe libertà, perché stanno attaccando pesantemente i trasferimenti, hanno chiesto di dimezzare la resilience del recovery fund. Lo dicevo giusto adesso, noi purtroppo dobbiamo procedere all'unanimità. Questo significa coinvolgere tutti in questo progetto, coinvolgere tutti nella consapevolezza che siamo in una casa comune e che dove da una parte si perde, dall'altra si prende. Bisogna entrare in questa dimensione, che al di là delle partite contabili specifiche, qui o siamo tutti vincitori o tutti saremo sconfitti. E da questo però chiaramente poi c'è da condurre questo negoziato. Ma domani si chiude? Domani proseguiremo perché dobbiamo chiuderlo, dobbiamo fare di tutto per chiuderlo nell'interesse di tutti, rimandare questa partita non giova a nessuno. Sullo Stato di diritto, a che punto siamo? Perché sappiamo che anche Orban ha dei problemi su questo punto. Ma proprio questa sera c'è stata una discussione, diciamo, sullo Stato di diritto, tutta la serata, la cena è stata dedicata a questo, c'è stata un'ampia discussione, anche qui ci stiamo confrontando. Alcuni Stati non accettino che sia introdotta una condizionalità per cui alcune poste di bilancio siano collegate ovviamente al rispetto dello Stato di diritto, dei principi dello Stato di diritto, e ovviamente hanno varie perplessità anche sulle modalità applicative poi di questa condizionalità. Ecco, in Italia seguono ovviamente la partita europea anche in chiave di politica interna. Ecco, lei che cosa auspica di portare indietro perché sia, non dico una vittoria, ma non una sconfitta? Come ho detto, guardi, io non la metto sul piano della vittoria o della sconfitta dell'Italia. Qui siamo tutti sulla stessa barca e su questo sono stato sempre chiaro nei miei interventi, ma come anche molti altri colleghi sono sensibili su questo. Cioè, non è che stiamo aiutando l'Italia, non è che stiamo dando dei sussidi all'Italia o dei prestiti all'Italia. Stiamo consentendo di riparare i danni della pandemia, danni diretti e indiretti, e nello stesso tempo stiamo consentendo una rapida ripresa dei paesi più colpiti, dei paesi meno resilienti. E qui la convenienza di tutti. E siccome sono economie integrate, se un tessuto produttivo di un paese va giù, e ovviamente tutti i paesi che sono collegati in questo sistema integrato ne soffrono assolutamente. Quindi veramente è interesse di tutti. Senti, lei ha parlato più volte con Rutte, l'ha incontrato la settimana scorsa, l'ha incontrato quest'oggi più volte, filtra la richiesta da parte dell'Olanda di rivedere alcune riforme italiane, quota 100, il mercato del lavoro. Lei dice che l'Italia sta facendo le riforme, non le sembra un'ingerenza
eccessive da parte di uno Stato membro chiedere a un altro quale percorso intraprendere? Ma guardi, Rutte, io ho un buon rapporto personale con Rutte, poi lo scontro è durissimo. Stiamo scontrando in questi giorni, diciamo, in modo molto duro, molto serrato, perché ritengo che la sua richiesta di porre il veto e quindi di chiedere l'unanimità e di coinvolgere il Consiglio europeo addirittura anche nella fase attuativa dell'attuazione di questo programma di rilancio sia una richiesta indebita dal punto di vista giuridico, dal punto di vista politico e poco praticabile in concreto. Detto questo, non si permette a me di chiedere, non si è mai permesso di chiedere di fare questa o quest'altra riforma. Le riforme, tra l'altro, per come sono strutturati questi programmi, saranno proposte dal singolo paese. Quindi non c'è un'Europa che chiede questa o quella riforma. Ci sarà, una volta approvato questo piano, il singolo paese che presenterà delle proposte, un piano per gli investimenti, per le riforme strutturali, che ovviamente verrà approvato e poi partiranno le elargizioni. Proprio sulla governance, a un certo punto si è capito che è stato proposto il ruolo dell'Ecofin per risolvere la questione, che a noi dovrebbe andare bene perché l'Ecofin decide a maggioranza qualificata, non all'unanimità. Ci può far capire cosa è successo? Perché Sono discorsi molto tecnici, adesso stiamo valutando varie possibilità, varie perplessità. Io, è chiaro, bisogna entrare in quest'ottica. È ovvio che se viene approvato un piano e dei fondi così poi straordinari vengono erogati in vista della realizzazione di un programma di investimenti e riforme, è giusto che ci siano delle verifiche e gli stessi piani sono concepiti in modo che tutte le erogazioni avvengano sulla base dello stato di avanzamento dei progetti. Detto questo, il problema è che quando poi andiamo a operare questo sistema di verifiche e di controlli deve essere un sistema innanzitutto compatibile con le previsioni del trattato, quindi non dobbiamo alterare l'equilibrio istituzionale. Su questo sono intransigente, se mi permettete lo sono anche più della Commissione, perché sto assolutamente rivendicando questo aspetto anche nell'interesse della Commissione, del Parlamento e dell'equilibrio di tutti i poteri. Va bene? C'è una visione comunitaria dell'Europa, perché parla a livelli di governo. Guardi, la valutazione me la faccia fare alla fine. È ovvio che quando c'è un negoziato così duro nel corso di tantissime ore, qualche momento in cui il dubbio rispetto a delle posizioni, diciamo, che si arroccano su partite contabili specifiche, il dubbio che non ci sia la consapevolezza del momento che stiamo affrontando, dei valori che sono in gioco, dell'obiettivo ovviamente di preservare lo stesso, non solo chiaramente tutelare i valori, ma anche preservare il mercato unico, preservare la competitività dell'Europa rispetto al mondo. Il dubbio che qualcuno perda di vista questo obiettivo assolutamente c'è, lo confesso. Presidente, scusi, che cosa non ci andava bene della proposta negoziale che ha avanzato oggi Michel, il non paper? Perché c'erano diverse modifiche lì dentro. Guardi, non mi fate adesso entrare nei singoli dettagli, nelle singole proposte. Chiaramente per rimuovere e far convergere tutti, addirittura come ho detto all'unanimità, stiamo formulando varie riposizionamenti delle varie poste contabili. Adesso non ha senso, secondo me, entrare nel dettaglio, tanto domani riprendiamo appena termineremo avere il quadro definitivo. È chiaro che, diciamo, quando si tocca qualche posta contabile c'è qualche paese che se ne avvantaggia, qualche altro invece se ne svantaggia, quindi si rimuove e si riposiziona tutto, ecco. Grazie davvero, buonanotte. Thanks.